Forse se più di si sente meno rumore. Siamo preparati abbastanza bene, direi, perché a parte Valerio che abbiamo volutamente e abbiamo dovuto lasciarlo libero 2 giorni per recuperare dei problemi ai piedi, che sappiamo tutti, le borsite e i talloni che ha. Ha recuperato, ha dato anche il suo contributo, anche se non è al top, però devo dire che il resto della settimana è stato abbastanza buono, perché i giocatori sanno l'importanza della partita. Forse la squadra, senza forse, la squadra più in forma del campionato, che viene da 5 vittorie in fila, una squadra che con un pizzico di fortuna in più probabilmente poteva essere in testa solo alla classifica. Perché si chiude la partita con Trento e vince un overtime. L'overtime si possono vincere e perdere per episodi a Sassari, sarebbe la prima del campionato. E quindi sappiamo, teniamo conto una squadra che io stesso avevo pronosticato all'inizio della stagione da playoff. Quindi c'è molto stimolo, c'è molta voglia, i ragazzi sono preparati, sanno bene che però dobbiamo fare una partita al di sopra delle righe per andare a vincere a Cremona, e fare soprattutto un salto di qualità a livello di squadra. Non possiamo permetterci nemmeno un minuto di gioco individuale, sia in attacco ma soprattutto in difesa. Sappiamo che sarà una partita con molto atletismo, perché sono tutti atleti, o grandi o molto atletici, i giocatori di Cremona, e quindi allenati bene da Cesare. E quindi sarà una partita molto molto con tanti contatti. Poi tutte le battaglie che abbiamo sostenuto a Cremona sono finite di pochi punti per episodi. L'anno scorso ricordiamo tutti l'episodio abbastanza discutibile del rimbalzo attacco di Reddick su Luca Vitali. Speriamo che non si ripetano le stesse scene di giocare a pallacanestro, perché è una partita di pallacanestro molto importante che noi cerchiamo, vogliamo portare a casa. Abbiamo bisogno di 2 punti e di conseguenza dobbiamo, da qui e da Trento, tirare fuori almeno 2 punti. Questo è il nostro obiettivo. Bisogna giocare anche a livello tattico contro questa squadra, perché è una squadra molto atipica, con un playmaker di 2 metri, forse uno dei più bravi, anzi il miglior italiano l'anno scorso nell'MVP per valutazione del campionato, e quindi sappiamo contro chi andiamo incontro. E quindi dovremo giocare di atletismo, di tecnica, ma anche di tattica. Domande più specifiche, se avete. Obiettivo tra Cremona e Trento vi dà un po' il senso di poter essere una svolta di questo inizio di stagione, Ma di sai, vincere una partita fuori. ma non è che stanno dicendo di vincerla fuori, noi dobbiamo vincere una partita nelle prossime due, poi capita che siano fuori, quindi dobbiamo fare un'extra partita, perché purtroppo abbiamo fatto due, ci siamo inciampati 2 volte in casa, quindi nella nostra testa ci mancano dei 2 o 4 punti, dobbiamo recuperarli il prima possibile, questo è un po' il concetto. Abbiamo 2 partite, dobbiamo farne una nostra, insomma, questo è il concetto. Proveremo e dobbiamo dare. La cosa importante è non avere pause mentali. Ecco, questa è la cosa che mi auguro più di tutti, perché si può vincere, si possono perdere le partite, però giocando al massimo a livello mentale. Ci si prepara duramente tutta la settimana, non vedo perché dobbiamo regalarci delle pause, non ce lo possiamo permettere, poi non è proprio eticamente giusto. Pesa un po' questo sortileggio fuori casa, mentalmente, No, non è questione, guarda, noi non facciamo queste distinzioni, le fate voi che avete tutte le statistiche a mano, noi ci caliamo un po' di più nella realtà, dobbiamo migliorare certe situazioni di gioco, di gestione della palla, gestione difensiva. Il fatto che sia a casa o fuori casa a noi ci frega veramente poco. Nell'attimo in cui si alza la palla 2, ecco, magari allora sei a Bologna e cambiano un po' gli scenari, ma durante tutta la settimana non cambia niente. Alla fine, siccome la partita la prepari in settimana, devi essere lì bello focalizzato, voglioso di fare. Questa voglia i ragazzi l'hanno dimostrata, bisogna tradurla in muscoli, in tecnica e tattica domani a Cremona. Senza pause, senza scuse. Questo è un po' il concetto. Ti dico come ragioniamo noi. la responsabilità di mettere due fratelli contro, avendo cambiato ruolo uno dei due. Il prossimo anno compriamo anche l'altro, così non abbiamo problemi.
Ma sì e no, perché sai, alla fine noi comunque ci siamo tutti e quindi noi possiamo anche alzare un po' il ritmo della partita per trovare anche qualche punto facile. Dobbiamo anche farli loro, sono degli atleti perché partono altissimi, una squadra. No, no, certo. Esatto. Allora, capacità di passaggio perché hanno fisici, hanno gente brava. Però noi se difendiamo, la cosa importante è difendere in maniera veramente aggressiva per rubare qualche contropiede. Dobbiamo farlo. Perché proprio contro questo atletismo, queste stazze, giocare tutta la partita 5 contro 5, tosta, in trasferta. Capito? Però ovvio che la maggior parte della partita si svolgerà a metà campo, e quindi abbiamo lavorato molto di più per questo, però dobbiamo anche, se abbiamo bisogno di Geddi ha licenza di correre, Williams anche, tutti quanti. Fels anche. Tu stesso hai ammesso 3 sabati fa che insomma Williams era un po' in discussione, insomma, Certo. dopo hai riparlato, che cosa gli hai detto visto la nuova situazione? Ma io l'ho detto molto prima della situazione dell'operazione di Allan, gli ho detto io personalmente non ti ho mai detto e nessuno ti ha detto qua dentro che sei tagliato. Quindi tu sei un giocatore della Virtus che lavora, stai lavorando, devi lavorare ancora meglio. Poi i momenti difficili capitano a tutti capitano momenti difficili a livello sportivo soprattutto, e quindi bisogna combattere contro momenti difficili come? Lavorando di più. Poi il futuro, vediamo cosa ci riserva. Non lo sa nessuno. E infatti nessuno poteva prevedere questa situazione qua. L'importante è che i miei giocatori, finché hanno la maglia Virtus, siano i migliori del mondo. Io li considero tali, non è una balla, e loro devono sentirsi parte del gruppo. Credo che Penny stia capendo questa situazione. Il contributo che ci ha dato sabato, secondo me, è stato un contributo sostanziale. Sostanziale. 13 punti, 6 rimbalzi, cioè un tesoretto che piacerebbe avere tutte le domeniche. Altre cose? Anche senza stravolgimenti, un po' siete cambiati, Renzetto Fels, hai tutti a disposizione, può essere la prima vera partita di Virtus 2.0, diciamo. Chissà, sicuramente meno infortuni hai, più ti alleni meglio. Questa è la cosa più importante. Si alza il livello, i giocatori sono più motivati, si fa il lavoro e quindi sì, cioè, voglio dire sì perché abbiamo un periodo di un po' di continuità, capito? Quindi ce l'auguriamo tutti. Sicuramente le settimane buone allenamenti avvengono quando hai tutti i professionisti. Questo è successo. Cosa Marco, con quelle pratiche di dietro, nella televisione Giorgio sembra più alla doccia. Infatti abbiamo detto che dalla prossima lo mettiamo lì, così si vede la faccia. Poco, ma la prossima si vede la scrivania. A posto.